per noi non ci parteniamo di questo, per noi loro non sono degli islamici, loro sono i terroristi e basta. E come noi, la comunità musulmana, cerchiamo sempre la pace, e nessuno modo hanno insegnato a noi usare la violenza, è impossibile questo. Perciò non lo riconosciamo, queste persone che ci sono. Penso che non ci partiene anche i bengalesi, perché popolo bengalesi pacifici, loro non ci possono fare un atto del genere. È Tito Anisuzzaman, presidente dell'Associazione Bangladesh di Arezzo, a nome della comunità bengalese aretina, a condannare le drammatiche gesta del comando jihadista per mano del quale lo scorso 1 luglio hanno perso la vita 20 persone, di cui 9 italiani. Una drammatica carneficina all'interno di un bar-ristorante nel quartiere diplomatico della capitale del Bangladesh, Dhaka, al cui interno erano presenti numerosi stranieri. Questa atrocità che viene in Dhaka, che noi siamo tutti colpiti, quello che viviamo qui, territorio Arezzo, in qualche modo sentiamo due volte vittime, una volta per il nostro paese origine e dove un'altra parte dove abbiamo scelto di vivere. Quel punto di vista, in Bangladesh, un paese, avere un attacco così contro gli stranieri e stesso contro i bengalesi, siamo tutti sconvolti e condanniamo fortemente di questo tipo di violenza. Come si vive adesso in Bangladesh? Vive molto male, perché una parte è iniziato di controlli che vittime dei cittadini normali, e allo stesso momento tutti fanno le domande: come mai e perché? Questa domanda che noi non troviamo ancora di una soluzione, perciò ancora da capire, non lo sappiamo come, perché non aspettavo di una cosa del genere, perciò non sappiamo come rispondere. Ecco, stai già programmando con la fine del Ramadan un momento di preghiera, una preghiera per le vittime che hanno perso la vita ad Dhaka? Sì, prima di tutto una parte di grande condoglianza per tutti i vittimi, e quello che è successo ad Dhaka e stesso momento Arezzo. Noi sta organizzando per fine Ramadan, che è grande preghiera, il giorno di grande preghiera, fra 2 giorni, e faremo pregare per tutti i vittime.